Io sono Saverio, vengo da una piccola città, questa città si chiama San Giovanni Rotondo. Come tanti altri italiani mi sono ritrovato a trasferirmi in un altro stato e al momento la situazione è più che soddisfacente. Il ruolo dell'infermiera è molto simile a quello che noi svolgiamo in Italia, quindi le mansioni non vorrei dire che sono le stesse, però ci avviciniamo molto. Nel campo ovviamente anestesiologico l'infermiera ha molta autonomia, con i medici c'è un buon rapporto, la maggior parte di loro sono sempre a disposizione, ovviamente capiscono il fatto che noi veniamo da un altro stato e quindi capiscono che abbiamo delle difficoltà. Io credo che la fase dell'accoglimento sia la parte più importante, anche perché spesso il lavoro si svolge in autonomia, il medico spesso viene successivamente alla fase di preparazione e quindi riusciamo a dare tutto ciò che dobbiamo in questa fase preoperatoria. Al momento mi trovo benissimo dove mi trovo. Sicuramente l'anestesia è sempre stato sì, quello che avrei voluto fare. Ovviamente una persona normale si potrebbe domandare perché è quello che avresti voluto fare. Durante l'università è stata la materia che più ha attirato il mio interesse e quindi avere la possibilità anche di provare, seppur per uno o due mesi, quello che sto effettivamente adesso facendo, credo che sia una delle soddisfazioni più belle della vita. Sì, probabilmente in Italia è più difficile raggiungere questi tipi di, chiamiamoli, reparti. Per la mia piccola esperienza, adesso sono qui da soltanto due mesi, posso dire che l'ospedale ci ha sempre messo a disposizione qualsiasi tipo di supporto, partendo semplicemente dal fatto che, non so, possiamo aver avuto difficoltà con la documentazione, ci sono stati assegnati dei corsi apposta per noi che veniamo da altri stati, non solo italiani, ma anche spagnoli, o bosniaci, oppure francesi. Ovviamente qui c'è l'ospedale multietnico. Credo che un italiano che come me debba trasferirsi dalla nostra bella Italia in Germania, credo che questo ospedale possa essere sicuramente un buon inizio. In Germania sicuramente non ci possiamo lamentare dei servizi, sono efficienti, come possiamo dire, i mezzi di trasporto fanno ritardo una volta su due mesi, quindi è abbastanza comodo vivere. Qualsiasi cosa ti serva c'è sempre la disponibilità da parte di tutti gli uffici, questa ovviamente è una cosa che non si può negare. Sicuramente il clima non è quello italiano, però si avvicina molto, essendo Monaco non chissà dove, quindi alla fine subito dopo la Svizzera e il clima è molto, si avvicina molto, diciamo, a quello italiano e si vive bene. Adesso in Germania, come abbiamo detto, ci sono tanti tipi di culture diverse, questo ti fa crescere non solo soltanto sotto il profilo professionale, ma anche sotto quello personale. Questo aiuta tantissimo alla nostra crescita, alla crescita di una persona, quindi sicuramente è una cosa che mi mancherebbe se dovessi tornare in Italia. Le persone in Germania sono molto molto più cordiali rispetto alle persone, rispetto agli italiani. Gli italiani sì, noi siamo molto amichevoli, però qui c'è rispetto tra le persone, questo è importantissimo.